Annunciato poco fa, è con noi il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qua con noi, Sileri. Allora, al netto di, diciamo, del fatto di non voler bruciare il presidente del Consiglio Conte, che ha annunciato già una conferenza stampa tra credo un'ora circa, però insomma sembra che il governo abbia già deciso di estendere le restrizioni almeno fino al 3 maggio, quindi ripartire eventualmente dal 4 maggio, forse qualche piccola spiraglio dopo Pasqua per piccole attività, abbiamo capito. Sileri, è così, che in questa direzione che si sta muovendo il governo? Diciamo, i giornali hanno già anticipato alcune cose. È evidente che la scienza deve anche aiutare la politica a fare le scelte migliori. Abbiamo osservato una curva che chiaramente mostra una decrescita, e la decrescita forse va vista ancora meglio nel numero di pazienti che richiedono le terapie intensive, quindi i pazienti gravi. È chiaro che se in un giorno si trovano più positivi perché sono stati fatti più tamponi, questi positivi sono degli asintomatici che quindi stanno bene, è ben diverso di vedere ciò che abbiamo purtroppo osservato alcune settimane fa, quando le terapie intensive, il numero era purtroppo troppo alto, il numero di pazienti che vi arrivavano. Sì. Non possiamo mollare in questo momento, soprattutto in questo momento è sicuramente auspicabile una progressiva riapertura, ma deve essere fatta, come ho detto, progressiva e probabilmente step by step, con un'organizzazione che consenta innanzitutto di tutelare i lavoratori. Quindi è chiaro che dovranno esserci dei criteri ben definiti di distanza fisica e di barriera fisica per l'utilizzo di mascherine, e poi un controllo adeguato di questi lavoratori attraverso test, tamponi e test sierologici. Ecco, senta, so che ieri c'è stato un vertice con i sindacati e con la Confindustria. Il presidente di Confindustria Boccia stamattina ai nostri microfoni ha posto una questione, che è quella dei mezzi di trasporto, cioè a dire si può lavorare sulle condizioni di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, ma se poi si rischia di, come dire, di affollare treni dei pendolari, autobus, metropolitane, uno scenario che adesso può apparire inverosimile perché siamo tutti fermi, ma se si decide di riaprire questo avverrà, questo potrebbe essere un problema. Il governo in che modo sta pensando di evitare che si possa allo stesso tempo garantire i mezzi di trasporto per tutti, però in condizioni di distanziamento? Esattamente, è chiaro quindi che, come ben lei ha illustrato ora, non si tratta solamente di far ripartire la singola industria, ma di garantire anche il movimento di lavoratori verso quell'industria o determinato settore, fosse anche, diciamo, un piccolo negozio, ma tanti piccoli negozi determinano tanti piccoli movimenti che portano in contatto le persone. Quindi serve un piano strategico importante che potrebbe, a mio avviso, anche essere diversificato a secondo dell'area dell'Italia. Perché? Perché sarà importante anche, appena sarà disponibile questo test sierologico migliore di altri, perché chiaramente sono stati testati diversi e quindi alla fine si arriverà, sono sicuro, a brevissimo a una conclusione da parte del Comitato Tecnico Scientifico di quali saranno i test sierologici, capire qual è stato il passaggio reale di questa epidemia nella popolazione. Certo, non possiamo paragonare la Lombardia e le aree immediatamente vicine alla Lombardia come il resto dell'Italia, quindi è chiaro che anche il numero di contagiati, cioè di coloro che hanno incontrato il virus e che ne sono guariti, potrebbe anche questo fare la differenza, così come l'impiego della tecnologia per tracciare eventuali positivi, eventuali potenziali contagianti e coloro che sono vicino a dei positivi. Senta, su questi due aspetti, la app e i test sierologici, a lei ha in mente una cronologia, cioè arriveranno prima i test e poi la app, immagino, no? Perché i test sono imminenti. Sono imminenti, quello che sarà necessario è però anche l'approvvigionamento dei test. Io credo che test e tamponi debbano andare a braccetto, perché vede, immagini una cosa: io faccio un test a lei e lei risulta positiva, parlo del test rapido, quello della punturina, mi dice è positivo. Positivo significa che potrebbe essere positivo perché l'ha incontrato ed è guarito, positivo ma lei è ancora uno che è contagioso. Allora è chiaro che io a quel test devo associare un tampone, per essere sicuro, o due tamponi, a dire il vero.
24 ore. Però, quindi le due cose devono andare insieme. Questo è chiaro, ma sui test, no? Sia il suo Superiore di Sanità che il Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo capito, stanno lavorando a varie ipotesi, no? Ne abbiamo capite almeno due che sembrerebbero in primo piano, quello dello Spallanzani e quello del Policlinico di Pavia, che prevederebbe anche una distribuzione capillare sul territorio. 500 strutture, ha detto la Diasorin, diciamo, di essere in grado di processarne 1000 al giorno. Ci sarà un test solo? Ci sarà più di un test? Ma io credo che adesso è forse prematuro. Poi voglio dire, lo chiede a me, che non è che ho fatto io personalmente lo studio. Io quello che posso dirle è che, essendoci più test, bisogna che vi sia una validazione. Poi è chiaro, sì, che se saranno disponibili più test, immagino che poi le regioni o le strutture che devono acquistare, cioè, questi potrebbero test anche esserci più test, non c'è l'indicazione, dico, di averne uno solo per tutti. Ma io le dico, dopo che sono risultato negativo a due tamponi, ho dato il mio sangue per capire all'università quali erano i test più affidabili, e il primo giorno mi hanno chiamato dicendomi: sì, guarda, gli anticorpi ce li hai. Dopo qualche giorno, utilizzando il siero rimasto, mi hanno detto: guarda, ne abbiamo trovato un altro, hai un titolo che sembra, diciamo, una buona immunità. Quindi immagino che stiano ancora studiando. Questo è successo la scorsa settimana, e credo che questa diffusione sul territorio sarà guidata chiaramente, ecco, dagli esperti. Al di là del fatto poi, Sileri, se saranno un test, due test o tutta una serie di test che sono validati dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi saranno utilizzati dopo questa validazione, l'obiettivo anche non è chiarissimo di questi test. Serviranno per fornire anche un po' quella patente di immunità in cui in qualche modo anche lei prima faceva riferimento, cioè la possibilità di dire: siccome sei immune almeno per un periodo di tempo, ti posso rimettere nella vita normale, più o meno normale, o per un campionamento statistico per sapere quanto è girata l'epidemia nella popolazione? Cioè, quali sono le due ipotesi? Credo che le due ipotesi siano strettamente correlate. È chiaro che noi abbiamo verosimilmente moltissime persone che hanno avuto dei sintomi anche minori, ai quali non sono stati fatti dei tamponi, soprattutto nel mese scorso, prima che fosse estesa la pratica dei tamponi anche chi aveva pochi sintomi. Allora, tu gli fai un test sierologico di quelli semplici, intendo dire senza il prelievo di sangue, vedi che vi è la positività, gli fai il tampone, due tamponi negativi, quella persona è una persona guarita, e quindi la incasselli fra le persone guarite, che avrà una possibilità maggiore di movimento e quant'altro. Le faccio un esempio: i sanitari, o le persone delle forze dell'ordine, o le persone che in questo momento fanno dei servizi essenziali, sarà importante capire come sta bene, certo. Come è stato. Questo è un ruolo importante. Il problema sarà invece per quelli che hanno il test sierologico negativo, perché averlo negativo potrebbe essere falso negativo, e sono quelle persone che possono essere contagiate in futuro, e quindi su quelle dovrà essere maggiore la nostra attenzione. Ecco perché si parla di riapertura graduale. Cioè, noi dobbiamo capire un concetto secondo me fondamentale: un conto è la guerra all'epidemia, che si fa con delle battaglie, certo, che sono quelle che stiamo facendo quotidianamente. Il lockdown dell'intera nazione riduce l'epidemia, e un conto è la vittoria sul virus. Beh, certo, sono le due cose. Non a caso Conte ha inserito il concetto di fase 2 per passare da una all'altra, mi sembra. Però la vittoria, purtroppo, sul virus, la vera vittoria sul virus, si avrà solo ed esclusivamente attraverso l'immunità. L'immunità significa che può essere immunità di gregge, e abbiamo visto la mortalità, non è auspicabile lasciare tutto aperto, vede anche lo stesso Boris Johnson all'inizio. E l'altro è il vaccino. Quindi la vera vittoria l'avremo col vaccino. Fino a quel momento noi dovremmo attuare delle pratiche di difesa, di convivenza. Senta, Sileri, un'ultimissima cosa, poi ci salutiamo. È in grado di dirmi una attività che potrebbe ripartire subito e una invece che dovrà ripartire per ultima? È chiaro che non voglio che anticipi quello che dirà Conte, forse non avete chiaro e deciso nemmeno voi tutto, però un'attività che potrebbe ripartire subito e invece una che è proprio l'ultima perché pone più problemi dal punto di vista logistico. Ma vede, le attività che possono ripartire subito sono quelle attività dove tu puoi garantire la distanza tra le persone, dove il rischio di contagio non dico zero, ma prossimo allo zero. Non so, agroalimentare ad esempio. L'attività che può riaprire per ultima, mi vengono in mente, o fra gli ultimi, un cinema.
mi viene in mente un ristorante, anche se lì posso creare già delle differenze, perché se tu hai un ristorante con tavoli tutti vicino è ben diverso magari da un qualcosa all'aperto con pochissimi tavoli e persone distanziate. Però ecco, direi che più che dare il tipo di attività, direi qual è il rischio di contagio e di vicinanza e prossimità all'interno di quella stessa attività. Se tu hai un'azienda agricola, capisce che è ben diverso. Se hai un negozio di frutta e verdura che attualmente sono aperti, è ben diverso invece di un mercato affollato. Quindi attenzione, si tratterà di valutare come puoi proteggere le persone. Ma l'altra cosa fondamentale, che forse nessuno dice, sarà che nei prossimi giorni, settimane, dovrà essere fondamentalmente potenziato il servizio di medicina preventiva e medicina del lavoro, perché tutti questi lavoratori, forse la cartolibreria, forse il mercato o qualunque, dovranno essere vigilati attentamente da medici delle ASL. Vigilati, certo, significa contatto telefonico, telemedicina continua, perché ai primi sintomi, alla prima cosa che non va, ovviamente dovrà attivarsi quel processo di contenimento. Quindi le due cose, non pensiamo solamente all'industria della distanza sociale, ma anche al potenziamento della presenza sul territorio del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Grazie Sileri. Grazie a voi.